Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati e bentornate nel mio canale. Oggi un nuovissimo video. Mi vedete vestito uguale come nel video del Cosmo Prof, perché appunto è lo stesso giorno che sto girando video, ma siccome ho un po' di tempo, sono in ferie, e ho deciso insomma di girarvi un po' di video per non rimanere troppo indietro. Poi con calma ve li edito e ve li carico. Comunque vi voglio parlare, vi voglio fare un breve video, diciamo, su un haul di Mulac che non ho fatto io personalmente, ma che mi hanno fatto Dora e Ross, che venerdì 16 marzo sono andati al Temporary Store di Mulac. Mi hanno detto di aver incontrato la Sindina, che è stata gentilissima, veramente carinissima, e infatti si sono fatte la foto, ci hanno parlato, eccetera, eccetera, e io, siccome sapevo che loro andavano allo stand, mi sono andata un po' sul sito, ho un po' spiluccato le cose che mi potevano interessare e alla fine cosa ho preso? Due prodotti della nuova collezione. Vi faccio vedere intanto che all'interno della busta mi hanno messo un gratta e vinci per ottenere un codice sconto del 10% sul nuovo fondotinta, che è appunto l'uscita che la Sindina e Mulac hanno presentato al Temporary Store. Poi mi hanno messo degli stickers di Mulac, cioè adoro, adoro. Io queste qui le andrò ad applicare immediatamente sull'agenda, cioè sono una meraviglia. E poi un campioncino dell'olio dello Wilberry Tan, che è appunto l'Hair Oil Potion, quindi l'olio serio per capelli, quello 10 in 1 che io ho già provato e già ho amato alla follia. Vi faccio vedere le cose che ho preso. Della Limited Edition Freak Show mi sono fatta prendere una tinta labbra ed ho preso il color Asylum, che è il colore 17, che è questo ed è bellissimo. L'ho indossato il secondo giorno di Cosmoprof perché non mi ero portata dietro né tinte labbra né ombretti, perché appunto sapevo che loro mi avevano preso queste cose, quindi era, diciamo, tra virgolette, inutile che mi portassi dietro due prodotti. Questo è il colore della tinta labbra, è veramente molto 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 bella, però mi hanno detto che dopo aver mangiato se n'era un po' andata via all'interno delle labbra e quindi ho dovuto riapplicarla, e questa cosa mi dispiace perché io amo i rossetti Mulac, non avevo mai provato tinte labbra, i rossetti di Mulac hanno una durata assurda, mi dispiace un po' per questa tinta labbra, però prima di parlarvene meglio la voglio un attimino testare a casa. Poi ho preso da Dan la palette, la Freak Show Circus, ed è la palette quella nuova. Allora, io mi ci sono già truccata perché appunto ve l'ho detto, non mi ero portata dietro nessun tipo di prodotto del genere perché sapevo che loro avevano preso queste. La palette in questione è questa qua. Ha questa riga che ha tutte tonalità sul rosa borgogna. Questa riga che sono tutti dei glitter fantastici e questa riga che sono, diciamo, due chiari fantastici da utilizzare come base per l'occhio o nell'angolo interno dell'occhio, eccetera, eccetera. E io ho fatto il trucco utilizzando praticamente 1, 2, 3 e poi i glitter. Allora, vi faccio vedere due swatchatine proprio per farvi rendere conto di come sono gli ombretti. Questi sono i colori e adesso tento di swatcharli sulla mano. Eccoli qua, sono favolosi. Allora, io ci ho fatto un trucco velocissimamente la mattina della domenica del Cosmoprof. Praticamente hanno una sfumabilità ottima, 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 davvero. Secondo me sono dei prodotti veramente professionali, adatti anche a persone che non è che si sanno truccare molto, perché si sfumano veramente divinamente. Basta un pennello da sfumatura e un pennello piatto e si fa un trucco veramente fantastico in 5 minuti. I glitter sono qualcosa di favoloso, cioè wow, wow nel vero senso della parola. L'unica pecca che vi posso dire, o l'unico consiglio che vi posso dare, è che i glitter nelle palette di Mulac vanno prelevate non con
non con un pennello ma con le dita, perché altrimenti si rischia di farci il buco e di portare via tutto il prodotto, mentre se le prendete con le dita, top. Bene ragazzi, allora con questo vi ho fatto vedere anche il piccolo ordine di Mulac, almeno metto via tutto e posso andare finalmente ad utilizzarlo senza starla a ritoccare troppo. Io vi mando un bacione stra mega 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 enorme e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!